ritrovati ospite di Speciale Telesveva e Filippo Caracciolo, consigliere regionale del Partito Democratico e anche consigliere comunale nella sua città che è Barletta. Bentornato Caracciolo. Grazie a voi per l'invito. Diciamo che facciamo questa trasmissione metà con il consigliere comunale, metà con il consigliere regionale oppure facciamo un calderone non... generale. No, invece io Vorrei stare sull'attualità, questi in genere eh, sono trasmissioni di conclusione di stagione dove un po' si fa il bilancio e lo faremo, però eh, c'è molta carne sul, sul fuoco, di accadimenti insomma, importanti eh, sia a Barletta sia in, uh, in regione, anche alla luce di quello che è stato il risultato delle europee. E allora partiamo da Barletta. Eh, Partiamo da una cosa positiva. Il Consiglio Comunale eh, di lunedì eh, finalmente eh, ha deciso di acquisire eh, il, eh, le quote di minoranza della Barsa attualmente eh, di proprietà della Manutenkop. Eh, era una cosa che bisognava fare, che però non era stata fatta incredibilmente. Io ho ricordato più volte che molti anni fa l'allora presidente della Barsa, Petruzzellis, venne qui in questa trasmissione dicendo qui dobbiamo comprare le quote e, e, e disse addirittura dovremmo farlo entro fine anno perché poi potrebbero esserci dei problemi. Vabbè. Comunque il problema fu già lanciato allora, sono cinque anni. Che la mandato in coppia uscita dal settore e quindi non ha più la qualifica di socio industriale, nonostante ciò, diciamo, la cosa non si faceva. Lunedì è stata fatta, è stata votata all'unanimità, compattezza della maggioranza. Adesso, quali sono le prospettive del, della Bassa? Lei poi ha rivendicato al suo partito eh, un'iniziativa politica partita da tempo. Sì, mm, arriviamo sia mm, pure anche in ritardo su questa <ride> uh, vicenda, ma uh, finalmente abbiamo diciamo, uh, compiuto um, un atto. A questo punto, dovuto all'acquisizione delle quote da parte del socio di minoranza. Un socio di minoranza che mm, aveva perso il requisito fondamentale e che stava creando non pochi problemi alla società stessa per una serie di servizi che eh, erano affidati diciamo, in maniera diretta alla Barsa e che eh, oggi poneva un, un quesito fondamentale. Eh, continuare a mantenere eh, questi servizi non era più possibile da un punto di vista anche normativo e legislativo. Uh, per cui si è reso diciamo, necessario, si è dato un'accelerata, diciamo, uh, in precedenza c'era stato chi aveva visto diciamo, bene su quella che doveva essere l'evoluzione della società bassa. Una società che uh, nei suoi 14 anni di vita, perché nasce nel 2000, uh, ha dimostrato diciamo, mh, nella città di aver avuto una certa aderenza con tante difficoltà, con tante diciamo, anche, uh, anomalie a volte registrate nella conduzione diciamo, di questa società da parte di qualche eh, consiglio di amministrazione che non ha brillato eh, nella conduzione nella gestione diciamo, amministrativa della bassa. Però eh, era un atto dovuto fondamentale per mettere in sicurezza ovviamente da un punto di vista, soprattutto i lavoratori. Eh, perché poi diciamo, mh, il tantam di voci su questa società si sono susseguiti in questo periodo da chi eh, voleva privatizzare, da chi voleva spacchettare, da chi voleva provare a, a guardare attorno al mercato quali fossero le intenzioni. L'unica cosa eh, certa era quella che eh, Manutenkop non era più il socio che eh, garantiva quello che era eh, il know-how che ha portato sin da quando è stato scelto. Attraverso evidenza pubblica all'epoca in una gara come socio di minoranza. Per cui, oggi, alla luce anche di una legislazione che è in continuo mutamento, non ultimo il decreto, 60, decreto legge 66 di appena due mesi fa, mm. che inserisce un ulteriore elemento di, adesso, riflessione, di riflessione: ecco perché eh, questo ormai era un atto dovuto, quindi era un atto necessario, no, fondamentale. Un atto dovuto cioè, che non è che ora la lingua deve battere. Sempre dove il dente duole, però perché non è stato fatto prima? Mancavano i soldi o mancava la volontà politica ma o non c'era la capacità di farlo? Perché si è aspettato cinque ma anni? Ma secondo me era un insieme di cose: perché eh, ovviamente, in questi anche cinque anni si sono succedute diciamo oh, le leggi sono cambiate, oh, le, eccetera, oltre alle leggi anche valutazioni politiche, eh. Eh, amministrazioni che diciamo oh, non hanno saputo cogliere al momento o non hanno avuto probabilmente il coraggio di fare determinate scelte eh. ehm, perché non si è mai... Sì, non si è mai forse discusso in maniera concreta di quello che deve essere il futuro della un eh, diciamo, una cosa importante, Stiamo parlando di un'azienda che assorbe un terzo del, della spesa corrente. Ma proprio per questo, diciamo, io ho rivendicato in Consiglio Comunale al mio partito di aver dato una spinta decisiva in questa amministrazione affinché il sindaco giungesse a questa conclusione, sin a dicembre, quando abbiamo eh, ancora prima che la Giunta approvasse la relazione di fine anno, nella quale eh, definiva mh, in maniera netta che eh, i servizi almeno una parte dei servizi Fossero uh, affidati in house alla Barsa direttamente, parliamo del servizio di igiene, sì. di igiene urbana, mentre per gli altri era ancora in atto una riflessione e anche su questo diciamo, è ancora, in, uh, atto, è ancora diciamo. in atto, anche se secondo me diciamo, anche su quelli bisogna andare nella stessa direzione dei servizi. Credo e che si debba essere Bisogna essere consequenziali anche perché è l'unica maniera che oggi tuteli diciamo, I, i lavoratori occupazionali. e il livello occupazionale mm. per non uh, prestare il fianco a, a, sì. uh, a critiche o meglio a cattivi pensieri. Su, un, su lavoratori di serie A e lavoratori di serie B all'interno della stessa società. Per cui il Partito Democratico aveva già indicato la rotta al sindaco, quello di, uh, di acquisire le quote di Mountain Gop utilizzando dei, de, le somme che oggi sono state utilizzate, e cioè gli utili che sono stati, divi che sono stati divisi all'interno della società a fine, 2000, a fine 2012 e eh, il famoso capitolo di spesa che era stato istituito dall'epoca da, uh, giunta a amministrazione Salerno dal direttore generale dell'epoca uh, dottor Gian Gaspro mm. per cui diciamo, mh, poi è, sono intervenute uh, anche diverse valutazioni della quota perché. Mh, Certo, c'era da discutere. C'era da discutere anche su questo. Bisognava attendere anche le valutazioni del sucio di minoranza, che ha fatto le sue valutazioni anche, per giungere oggi finalmente a questa decisione. Tardiva, però è importante. Ma questa è già superata, secondo me. Questa è già superata perché la legislazione attuale ci impone di fare una riflessione. Eh, speriamo diciamo, che la politica utilizzi il tempo nella miglior Maniera possibile che non dilunghi molto le sue decisioni, anche se molte volte la politica è portata sempre a dilungare nei tempi. Quello del nuovo decreto legge che oggi chiede, impone una riduzione delle municipalizzate da 8.000 a 1.000. Ma io non vorrei che ci dovessimo trovare, non mi vorrei trovare nella condizione che a decidere per noi fosse un altro decreto che ci impone di fare una scelta ancora prima che noi abbiamo deciso quello che dobbiamo fare. Per cui. Ecco perché io ho lanciato in Consiglio Comunale una, uh, una proposta di riflettere e di uh, fare ecco, in maniera qui, tale che il, il comune e l'amministrazione... Le strade sono sostanzialmente due, o cedere a un privato l'azienda, e quindi diciamo è un modo per risolvere il problema, oppure eh, si, deve si devono cercare degli accorpamenti e eh, quindi bisogna cercare sostanzialmente un'intesa con le altre aziende che stanno sul, sul, sul territorio, dove ricordiamo nella BAT c'è l'Amio di Trani, eh, a Corato c'è l'Asipu, eh, a Biceglie c'è un'altra società, ora il nome non, eh, non mi sovviene, però voglio dire eh, ci sono alcuni interlocutori. La strada da intraprendere è quella della fusione con qualcuno di questi interlocutori oppure lei ne vede una terza? No, innanzitutto è quella di eh, provare a, a, a guardarsi mh, vicini, nel senso che eh, provare a guardare a realtà che con noi a diciamo oggi... E a Bicelli, Sì, sì. sì. No, Bicelli no, Biceglie no, no Biceglie non è Biceglie, una società, no. no, Biscelli è ancora la la gara. Posto, sì. eh, quindi guardare con attenzione a quello che oggi è l'ambito nel quale ci si muove da un punto di vista eh, dei, dei rifiuti. Quindi la Mutrani può essere senz'altro un interlocutore da questo punto di vista. Eh, come lo può essere diciamo, il bacino che oggi interessa eh, la BAT? Certo. E quindi, eh, per poi provare a guardarsi attorno a quello che sta succedendo sul mercato. Già nel nord sono parecchio avanti rispetto a noi da questo punto di vista, perché grosse realtà, vedi, era, sta eh, tra virgolette, colonizzando un po' tutto il nord-ovest. Anche l'amio di Bari si sta muovendo molto in questo, questo senso. Da questo punto di vista, non, ah, da se questo, potessimo evitare una, una colonizzazione anche in questo senso. Ma infatti, è, questo, è questa la riflessione: o oh, uh, noi oggi abbiamo uh, innanzitutto quello uh, di difendere quella che è stata la nostra. Eh, quella che è stata il nostro, diciamo, oh, la nostra società eh, ma con questo senza spirito di campanilismo attenzione perché poi il campanilismo ci porta a noi culturalmente Noi dobbiamo difendere due cose la qualità del servizio e, e il livello di occupazione su questo, questo c'è la massima garanzia da parte della politica Spostiamoci, cambiamo argomento perché avevo detto partiamo con una cosa buona ma adesso parliamo insomma, di una cosa meno buona mi riferisco al Consiglio Comunale precedente quello di venerdì a seguito del quale che si è sciolto per mancanza del numero legale, sì. numero legale che non c'era neanche all'inizio del Consiglio Comunale di ieri, va detto e che quindi sta a sottolineare che la maggioranza che la, la maggioranza di centrosinistra continua a fare acqua da tutte le parti. Eh, a seguito di quel Consiglio Comunale c'è stato un, uno scontro duro tra lei e il Sindaco Cascella. Allora, Qui ci si chiede per quanto tempo si debba andare avanti così. Cioè, eh, ci sono problemi, se c'è un problema politico voi avete il dovere eh, di risolverlo e se non è possibile risolverlo, non siete capaci di risolverlo, dovete trarne le, 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 le conseguenze. Eh, perché insomma, questa situazione di costante instabilità Impedisce diciamo, lo slancio che sarebbe necessario, soprattutto per risolvere le grandi problematiche cittadine. Che sì, facciamo? In, mh, doveva essere quello di venerdì, tra l'altro, un Consiglio Comunale monotematico, sì. quindi non, non prevedeva. Non c'era un ordine del giorno prestabilito dall'amministrazione, ma era un consiglio comunale monotematico Sulla richiesto, del richiesto da oltre 20 consiglieri comunali per una uh, vicenda che, uh, ahimè, dai più trascurata sin dalla passata amministrazione, perché uh, a fronte dell'individuazione del uh, centro di raccolta comunale sì. uh, che rimane ed è un'opportunità per la città. Eh. Parliamo, diciamo, diamo io penso che dobbiamo cominciare a dare anche una corretta informazione di questo. Sì. I centri comunali di raccolta sono un'opportunità e quindi, eh, da questo punto di vista, lo sforzo che bisogna compiere è anche provare ad individuare più di un centro comunale di raccolta da mettere al servizio dei cittadini. Però, diciamo che... che al momento ne dobbiamo fare uno perché è finanziato. A, a, no, no, tra l'altro, il comune di Barretta si è candidato all'interno dell'ARO, quindi sì. proprio ritornando alla materia, eh, diciamo, che parlavamo prima. per Altri due, visto cioè, che ci sono finanziamenti regionali <ride> pronti. Che mentre... sono stati grossomodo anche individuati. Come... Sì, diciamo che il Comune sì. ha, pronte, ha individuato anche delle aree, però voglio dire, non vorrei che si commetta lo stesso errore che si è commesso per il primo, che sta facendo passare il centro di raccolta quasi per una disputa all'interno dell'amministrazione, nella quale secondo me non, non c'è, perché sono nate diciamo, questo contrasto che è nato, che poi diciamo, non è nato un contrasto tra me e il sindaco Cascello, c'è cioè una. Uh, C'è una diversità di opinione su quello che è stato il risultato del Consiglio Comunale. Perché... Dire che il sindaco naviga a vista e oramai no, e, ma, si è ovviamente, eletto, insomma, ovviamente, ovviamente è un'analisi una un 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 che io uh, ho fatto uh, ben già uh, sei mesi, quasi sei mesi fa quando sono stato ospite di questa trasmissione, quando ho detto sì. che probabilmente questa amministrazione aveva la necessità dopo che i partiti hanno dato la fiducia al sindaco all'inizio sulla formazione della giunta. Però, siccome il buongiorno si vede dal mattino sulle cose, eh, non è che bisogna aspettare cinque anni per fare eh, l'analisi dei, dei risultati. Noi ritenevamo, riteniamo come Partito Democratico che probabilmente diciamo, la giunta vada diciamo, riequilibrata, riequilibrata e, diciamo, e, e, soprattutto alla luce del primo anno. Del primo anno. Io questo l'ho detto già sei mesi fa e lo ribadisco ancora tutt'oggi. Però tornando all'argomento, uh, un consiglio comunale monotematico che uh, uh, i consiglieri comunali avevano fortemente richiesto alla luce uh, delle incomprensioni nate sul centro comunale di raccolta in un incontro fatto dall'amministrazione presso la parrocchia San Giovanni Apostolo il 24 marzo, dove ai cittadini che non erano stati informati per tempo uh, e ai quali era stato lasciato il libero arbitrio. Anche strumentale forse da parte di qualcuno di immaginare che il centro di raccolta fosse una discarica. Siamo arrivati a definire il centro di comunale di raccolta una discarica. Beh, questo non è, non è vero. Quindi è obiettivo principale dell'amministrazione e eh, di tutti quanti di sapere di dare la giusta informazione. Eh, ma diciamo, una volta stabilito questo, una volta stabilito questo, i cittadini, i i cittadini, cittadini diciamo, hanno chiesto al sindaco in quell'occasione di poter rivedere la localizzazione individuata dalla precedente amministrazione sulla quale anche il Consiglio Comunale si era espresso nel senso che avevamo votato il comodato d'uso di quel terreno in quanto tutto questo è eh, di gestione del lato, non sì. è nemmeno del Comune. Per cui Ora, diciamo, a fronte di una no, richiesta dei cittadini no, manifestata anche... Diciamo in coerenza con quello che lei ha appena detto sì. riguardo il fatto che è un'opportunità, che non è una discarica eccetera eccetera. Eh, la, necessità di la necessità di spostarlo. deriva solo dal fatto di del, se c'è la possibilità di individuare un'altra area nei paraggi vicina mm. che permettesse ai cittadini di non lamentare diciamo, questa situazione. Cioè, i cittadini si un... sono lamentati che l'individuazione di quell'area di cui sorge 8000 metri quadrati. Eh, troppo vicina alle abitazioni, attività commerciali e tutto, possa avvicinare una scuola, queste sono state le argomentazioni raccolte, possa creare problemi. Quindi hanno chiesto... Ma se lei ha appena finito di dire che è un'opportunità e non crea problemi... Assolutamente, ma infatti se non ci e sono allora, problemi... So, no, perché parliamoci chiaramente, eh, consigliere Caracciolo, è una vicenda dove... In molti eh, stanno speculando. Eh, stanno spe cioè, se vedo politici di terza quarta fila che magari stanno cercando di farsi un po' di campagna elettorale che intervengono. Non ci non, sono elezioni in corso? Non, sì, vabbè, diciamo non si sa mai, non <ride> si sa mai. Quindi, dire. Uno legge il botte e risposta tra il sindaco, e dice: Ma vado a dire a quelli che adesso io mi farò. Mi farò travolgere dalle ruspe e chissà, mi preparo la campagna elettorale. Vabbè. Eh, io non sottovaluto la volontà eh, e le preoccupazioni dei cittadini perché la verità è questa: non è che eh, le 3.000 persone che hanno firmato, o comunque le persone interessate, siano stu degli stupidi che non no. hanno capito no. che cos'è l'ecocentro. Il problema è che non si fidano. Va bene, non, non si fidano di voi. Nel senso che dice sì, noi lo sappiamo che l'ecocentro è un'opportunità, lo sappiamo che non ci sono odori, lo sappiamo che sono soltanto degli inerti. Ma conoscendovi chi mi dice che non me l'ha trasformato in una mezza discarica? No? Ma eh. Ma anche questo allora, c'è diciamo, una questione di rapporto fiduciario. Ma anche questo non trova riscontro, perché eh. i centri di raccolta sono disciplinati dal decreto ministeriale, sì. quindi ci sono, sono, disciplinati i materiali che tante possono cose, essere conferiti. Purtroppo tante cose sono disciplinate. Io, io, della... posso, io posso diciamo, ecco da dove è derivata anche diciamo, la mia osservazione e il mio diciamo, uh, tra virgolette l'improvero all'amministrazione comunale. Io mi sarei aspettato nel Consiglio comunale monotematico, che tra l'altro era stato più volte anche rinviato perché si doveva celebrare sì, entro, insomma, i 20 la... giorni, entro, entro i 20, 20 giorni dalla convocazione, così. invece è stato celebrato due mesi dopo, che l'amministrazione, con l'impegno che aveva assunto quel giorno nella parrocchia, di poter valutare l'opportunità di altre aree per poterlo spostare, eh. ma sempre con il principio di mantenere fede alla l'opportunità del centro di raccolta sì. venisse in consiglio comunale a spiegarci Ora, come sta la questione. In consiglio comunale non c'è stata la voce di un assessore che ci ha spiegato che i contratti, non sappiamo i contratti come sono, dove è arrivata la gara, chi si è giudicata la gara. L'unico luogo dove è possibile fare questo è il consiglio comunale. Noi no, abbiamo sì. assistito ad un mutismo totale, sono state proiettate delle slide che hanno hanno messo, diciamo, nelle condizioni il Consiglio Comunale dei Cittadini di capire che il Comune oggi sta provvedendo perché si è candidato all'interno dell'Aro alla realizzazione di due, novi, due nuovi centri io mi auguro, Dove avrete le stesse pro, io stesse mi auguro che questa volta voglio dire, si concordi prima con i cittadini ma nessun cittadino verrà a dire, tranne me, diciamo perché Chiaro. se fosse possibile un'isola ecologica io sotto mi sono, casa mia sarei felicissimo, io, vi, verrei, vi verrei a dare la io mano da, a io, che sono uno di quelli che l'altra volta in Consiglio Comunale ho votato per il comodato d'uso di quel terreno, di fronte a questo, mi sono da amministratore che devo guardare con attenzione alle lamentiere dei cittadini, non quelle strumentali, ma alle lamentele di 3.000 cittadini che chiedono oggi di poter fare una valutazione. Mi sono permesso di offrire all'amministrazione comunale un'ipotesi un sulla quale valutare la fattibilità. Un'ipotesi sulla quale, diciamo, oggi l'amministrazione, diciamo, io mi auguro allora, che faccia un'attenta riflessione. non so se lei ha la bontà, diciamo, di seguire anche i nostri telegiornali, ma, diciamo, nel pezzo di commento che feci, la proposta di Caracciola, anche se non è stata valutata in Consiglio Comunale, comunque, eh, eh, merita una valutazione da parte dei tecnici e qualora fosse realizzabile senza, la, senza ulteriori costi io l'ho scritto, scr eh, scritto eh, però no, io l'ho il... precisato sì, no, mozione... c'è stato anche un emendamento di scelta civica io questo, io infatti, che era io stato presentato eh, hai il dovere di farlo ora ieri certo. abbiamo appreso che i tecnici del comune non, non conosciamo il merito ma hanno espresso un parere negativo sulla possibilità di spostamento io poi qualche telefonata per cercare di capire l'ho fatta e mi dicevano che è stata già espletata la gara d'appalto sull'attuale lotto e è, 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 quella gara non si può spostare su un nuovo lotto perché sarebbe spostabile solo se ci fosse un aumento o una diminuzione del costo eh, entro il 20%. In questo caso si andrebbe a una riduzione del 50% perché l'area che lei ha proposto è molto più piccola rispetto a quella attuale. Quindi bisognerebbe fare una nuova gara d'appalto e, e questo provocherebbe probabilmente un contenzioso con chi ha vinto la tua. Cioè, Ci sono tutta una serie di... Mi auguro che vengano ben ecco, definite io le queste chiedo cose. questo: Io le chiedo questo, perché eh, per non perdere il finanziamento bisogna completare e rendicontare certo. alla fine di maggio del All 2015. Ora sul rendicontare sappiamo le cose, all'italiano probabilmente si potrà sforare ma sulla conclusione dell del, della, sulla, della realizzazione credo che il termine eh, resti tassativo. <coughs> Considerando che eh, sta arrivando l'estate, no? parlo proprio dei tempi della politica, io voglio sapere, gli incontri si sono fatti. Il confronto con i cittadini eh, avanti. Certo. No, c'è stato, credo che nessuno eh, farà cambiare idea all'altro. No? Qual è il momento in cui si deve dire, signori, procediamo e facciamo questo centro di raccolta là dove è attualmente ubicato. è ubicato? Cioè che altri tentativi, tentativi, tentativi devono essere espletati prima di dire, signori quello che abbiamo guardato non si può spostare. Ma io infatti è questo che eh, mi aspetto dall'amministrazione comunale. Eh, ma facendo... l'amministrazione comunale sei anche tu, diciamo. Ma noi abbiamo provato come Consiglio Comunale con la richiesta del monotematico. Perché la cosa che mi ha lasciato molto perplesso sono le divisioni nella maggioranza e le divisioni all'interno dei partiti, diciamo parlo dei partiti più numerosi. Perché? Eh, per ciò che riguarda Sinistra Unita per Barletto ho sentito tre voci diverse su quattro consiglieri eh, per ciò che riguarda il Partito Democratico ci sono almeno c'è una che dice seguiamo l'indicazione dell'amministrazione eh, poi se dobbiamo cambiare ci adeguiamo però diciamo al momento quella è la posizione dell'amministrazione quella intendiamo seguire c'è un'altra parte che invece eh, è, è più spinta verso il cercare il cambio anche all'interno del centrodestra. Abbiamo avuto Forza Italia che ha come posizione quella di restare là dove attualmente c'è un'altra parte che invece era sul, per sostenere la proposta che lei aveva presentato qualora sia, sia sostenibile e poi la minoranza del Partito Socialista che addirittura diciamo, eravate come due innamorati, lei e il dottor Carnito, diciamo, eravate molti in sintonia politica in, su quella fase, quindi non... Allora, è questa trasversalità che da un lato dice, beh, è quasi un problema di coscienza dove libertà di voto, per carità, però una posizione politica alla fine va presa. Ma infatti noi siamo pronti ad assumere la posizione politica... Oh, nel... Ed è una posizione politica, diciamo, che deve... Eh, io non è che il PD con nove consiglieri comunali è la metà della maggioranza, è, è evidente che uno guarda innanzitutto al Partito Democratico. Se il Partito Democratico, non per gettare la croce, ma sai, eh, tanti onori, tanti oneri, eh, fosse uscito con una posizione politica univoca e forte, eh, probabilmente quella trasversalità non ci sarebbe stata. Assolutamente. Ah, eh, allora, voglio dire... Eh, quando la concludiamo, sta storia? Perché diventa uno stillicidio che anche incattivisce proprio la, 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 la discussione, ah, il rapporto con la cittadinanza io... che a un certo punto eh, comincerà a sentirsi presa in giro. Ma infatti, ma io proprio su questo che non voglio scadere sia nella discussione sia nella, nelle determinazioni da assumere. Io ripeto: siamo <ride> di fronte ad una scelta, come è stata più volte eh, detto anche dal sindaco, che ci portiamo della scorsa amministrazione. Il sindaco è stato richiamato, diciamo, da parte dei cittadini, da parte del Consiglio Comunale, a fare una valutazione di poter andare incontro alle esigenze manifestate dei cittadini. E io questo me ne sono fatto carico anche io personalmente, provando a mettere sul tavolo la, di valutare la fattibilità di una proposta alternativa. Me, mi sarei augurato che, la, che anche l'amministrazione portava in Consiglio Comunale all'attenzione dei cittadini e del Consiglio Comunale la valutazione di una nuova proposta laddove fosse fattibile da un punto di vista tecnico. Evidentemente non l'ha trovata perché il sindaco Cascella, che è stato ospite di questa trasmissione un paio di settimane fa, proprio sull'argomento, disse se hanno delle altre soluzioni che le portassero, diciamo eh io, che le portassero comunque No, Questo sta a significare che come amministrazione... Non se ne vedevano delle altre, ma infatti, allora ma questa non è stata detta ancora con chiarezza da parte dell'amministrazione perché nel momento in cui mi dici se ci sono soluzioni portatene vuol dire che tu non sei ancora sicuro di quella localizzazione. Eh beh, se, ci sono, eh. se, se qualcuno fa una proposta alternativa, se mi, fare, se mi chiedi di fare di portare soluzioni, vuol dire che. Non sei sicuro nemmeno tu di quella soluzione. Allora la prima parola di chiarezza la deve fare l'amministrazione, il sindaco con i suoi assessori su questa vicenda. Dopodiché rimane intatta la volontà che i centri di raccolta sono un'opportunità. Sa qual è la cosa che mi spiace? Eh, al, cosa... al di là dei limiti e delle defianze che può avere il sindaco, che può avere la giunta o che ha il consiglio comunale o che hanno i partiti. Purtroppo eh, questo vale per la Barsa come vale per eh, l'ecocentro, ma vale vi, anche... state, eh, vi state scontrando su problematiche che vi vengono dal passato, no? che, cioè, non soltanto i debiti fuori bilancio, eh, la vostra amministrazione. Eh, diciamo deve eh, fronteggiare delle cose eh, perché quando arriva la transazione del Barretta di cui discuterete eh, arriva quella transazione perché non è stata rinnovata una convenzione, scade una convenzione la logica vuole che sia rinnovata o annullata o modificata la, conven la convenzione e invece dice, qualcuno dice vabbè poi vediamo evidentemente vai avanti, fai, poi faremo, diremo cioè sono delle, in, delle inefficienze che vi ritrovate a dover fronteggiare e sulle quali vi trovate a spaccarvi e a cozzarvi, va bene? Si dice corrute e maziato sì. nel, nel, nella sostanza. Questo onestamente lascia perplessi, in qualche modo dispiace, certo, cioè, ci vorrebbe una maggiore generosità proprio per queste... Per, per questa e situazione, superare queste problematiche, eh, certo. ma, infatti, ma infatti a fianco. Alla... Invece spesso <coughs> è, è, è l'occasione per mettere in difficoltà in questa guerriglia legata sempre alla composizione della giunta, eccetera, eccetera, ma, diventa l'occasione per, per, per poter fare ma, il, uh, il, il Vietnam o la guerriglia. Ma, infatti, ma perché probabilmente le cose non partono con la giusta chiarezza e quindi diciamo questo denuta uno sfilacciamento all'interno diciamo degli organi competenti sindaco, giunta, consiglio comunale cose che io ho richiamato nell'articolo per cui oggi ci ritroviamo a dover discutere di vicende con responsabilità in capo probabilmente dalla precedente gestione precedente amministrazione ma nelle quali oggi ci ritroviamo a rimpallarcele tra commissioni consigliari, consiglio comunale giunta, sindaco la transazione. la transazione, è un atto di giunta per esempio. Non vedo motivo perché debba venire in consiglio a questo punto. Onestamente anch'io non vedo perché. O perché il consiglio, il consiglio comunale consiglio deve comunale. essere chiamato ad affrontare determinate situazioni e la giunta non si fa carico delle sue, poi casomai le scarica alle commissioni consigliari che si assumono molte volte, diciamo, impegni che vanno anche oltre. Quindi non c'è un coordinamento da questo punto di vista e il centro di raccolta, diciamo, passa per essere uno stilicidio tra forze politiche a discapito dei cittadini. Io non posso non tener conto dei cittadini che hanno lamentato quella situazione lì, non posso non dar voce a quei cittadini da amministratore, tant'è vero che ho visto, ho fatto mia colpa anche da questo punto di vista laddove... Diciamo, ci sono altre soluzioni che possono essere tenute in considerazione. E non vengono tenute in considerazione. Io questo non lo posso permettere. Perché mi lasci una breve sì. no, interlocuzione? Che ho la pubblicità che è in no, perché da questo punto di vista, un altro aspetto importante che tiene insieme anche i centri di raccolta, la barsa, ed è l'altro aspetto fondamentale, oltre a quello di decidere la bassa in quale contesto adesso di mercato deve essere inserito torno un attimino indietro e l'imbiandistica in questa realtà in ne questo avete territorio. parlato in consiglio comunale l'impiantistica è fondamentale allora io mi auguro che la città di Barletta non venga ulteriormente penalizzata da questo punto di vista e che il sindaco sia capace di far valere i diritti di una città all'interno del contesto dell'Aro mm. o dell'Uga mi può dire in un minuto che cosa deve accadere perché vengano superate tutte le incomprensioni che attualmente eh, esistono eh, tra partiti, parti di partiti e il sindaco? Ma io penso che innanzitutto ci vuole da parte del sindaco in primis eh, un diverso diciamo, collegamento con i partiti, una maggiore diciamo, sintonia, <coughs> un maggior confronto, un maggior dialogo. E questo parte innanzitutto uh, con il Partito Democratico, mm. perché noi mh, fino adesso abbiamo visto diciamo, uh, partiti piccoli lacerati al loro interno che si sono soltanto nascosti dietro il Partito Democratico. Mm. E io posso dire che il Partito Se Democratico. Se siete un po' i fessi della compagnia. Ovviamente, diciamo quello che fanno passare gli altri per quanto ci riguarda, però io posso dire che il Partito Democratico, l'intero gruppo del Partito Democratico ha mostrato dall'inizio di questa amministrazione ad oggi, e ci sono gli atti che parlano, sempre grande senso di responsabilità. È venuto in Consiglio Comunale in maniera compatta, ha votato sempre tutti gli atti che il sindaco ha sottoposto alla maggioranza. Non ho visto altrettanta compattezza da parte di quei partiti che sono stati super premiati dal sindaco, <ride> continuano ad essere super valutati dal sindaco, a discapito del Partito Democratico. Vabbè, e allora, diciamo, mh, il messaggio... L'ennesimo messaggio è stato lanciato, noi ci fermiamo per un minuto di pubblicità e poi dobbiamo parlare diciamo, di regione, del rapporto tra questo territorio e la regione. Bene, siamo tornati in studio per continuare la nostra intervista a Filippo Caracciolo, consigliere regionale del Partito Democratico e consigliere comunale anche nella sua città che è Barletta. Abbiamo parlato soprattutto del consigliere comunale, nella prima, anzi esclusivamente del consigliere comunale. Adesso però parliamo del consigliere regionale anche perché eh, diciamo, siamo, entrati nel, siamo entrati in campagna elettorale sostanzialmente. Manca un anno alle votazioni del, della Regione. Se ci fate votare, visto che non avete fatto ancora la legge elettorale, non si capisce perché. Eh, e allora io voglio partire subito innanzitutto con un concetto generale. Eh, questo territorio ha eletto cinque consiglieri eh, l'ultima volta, eh, al di là della posizione politica, sono riusciti a incidere, per un lungo periodo ha avuto anche un assessore eh, regionale. È riuscita a incidere in qualche modo eh, oppure avete scontato il noviziato e alla fine molte cose sono passate sulle vostre teste. Ad esempio, così in, introduciamo il primo elemento di, di dolenze varie la penalizzazione nella ripartizione dei posti letto del piano di riordino ospedaliero dove la BAT è stata massacrata rispetto a, ad altre province che si sono invece avvantaggiate e questo diciamo è passato sulla vostra testa, questi e altri provvedimenti quindi come giudica l'azione nel complesso che eh, avete sviluppato in questi anni beh, indubbiamente cioè, eh, 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 ci siete stati oppure stanno a non stare grossomodo la presenza diciamo non soltanto della <ride> fisica ma politica c'è stata ovviamente eh, abbiamo anche pagato come è giusto, come è normale che sia lo scotto del noviziato, mm. abbiamo pagato anche questo. Perché eh, 4 su 5 eravate alla prima rispetto, legislatura. Rispetto diciamo a territori che eh, presentavano invece eh, i loro rappresentanti alla seconda e chi anche alla terza legislatura in consiglio regionale. Mm. Molte situazioni, eh, anche quelle più delicate, senz'altro ci sono sono passate sulle nostre teste, perché eh, eh, vedi. Il caso emblematico oggi, parliamo della sanità e quindi diciamo del piano di riordino. Mm. Ovviamente è passato un po' sulla testa generale della Puglia, di tutti i pugliesi, perché eh, in sostanza, anche se formalmente. Beh, di quelli non, che hanno avuto posti letti in più, so, non, siamo, non di... lo siamo stati. Anche se formalmente non lo siamo stati, Palapuglia, dal punto di vista della sanità, è stata commissariata sì. dal governo, questa è la verità. Anche perché so, c'erano motivi. Eh, beh, I conti non permettevano oggi di essere eh, diciamo così allegri mm. nella gestione della sanità, per cui è a pagare sono state quelle, eh, quei territori o quelle realtà che avevano un budget più penalizzato. Noi mh, proprio nell'ultima eh, ne, anzi nella prima tranche diciamo, di eh, sbocco delle assunzioni abbiamo pagato lo scotto che la nostra ASL aveva un, uno, uno sforamento dal punto di vista del costo del personale pari a circa 8 milioni di euro. quindi diciamo Uh, che mi auguro sia recuperato adesso nella uh, seconda tranche, ma sono sicuro perché ho dati che uh, il bilancio della nostra ASL ha uh, ottenuto un risparmio di circa 6 milioni di euro sul costo del personale, quindi uh, dopo aver fatto richiesta delle deroghe dovremmo diciamo, tornare un attimino a far respirare i nostri operatori della sanità, a cui va il mio grazie. Incondizionato sì. perché sono stati i, veramente coloro i quali hanno sofferto. Eh, hanno, però diciamo... Caracciolo non è che hanno sofferto, devono ancora soffrire. Okay. Perché io proprio la scorsa settimana facevo un pezzo con una parzialissima elencazione dei servizi che vengono ridimensionati, sospesi o addirittura chiusi. Va bene. Cioè con una popolazione che raddoppia soprattutto sulla fascia costiera d'estate. Eh, nei pronto soccorso, considerando le turnazioni delle ferie, eh, siamo panna 1, panna 2, no, posso... allora, poi, quando scoppiano le situazioni, e purtroppo vola anche qualche ceffone, non è che poi ci dobbiamo scandalizzare No, no, assolutamente, eh. ma infatti io so che la situazione è è quasi al collasso da questo punto di vista proprio perché il fatto di non poter applicare il turnover, il fatto di non poter assumere e il fatto di non poter applicare diciamo, la mobilità ha diciamo, compresso troppo il lavoro a fronte anche di una stagione estiva che va ad aumentare i servizi che dobbiamo rendere da un punto di vista sanitario Concedendo qualche straordinario in più? Anche, anche. La soluzione c'è, cioè con le sale operatorie auguro, che fanno io soltanto la, le urgenze, l auspicio, l auspicio, cioè, ma le mi sale auguro, operatorie di Andri e Barletta faranno solo le urgenze. le urgenze. Mi auguro che adesso, in discussione proprio in queste ore, eh, proprio oggi a Bari eh, c'è una riunione di tutti quanti i direttori generali che hanno presentato le proprie deroghe per, essere, diciamo, eh, per poter ottenere le deroghe per andare a dare... Ecco, Ossigeno ai reparti, quei reparti che, vengono, che sono stati no, messi sotto questo aspetto, siccome alle europee es. vi abbiamo visti tutti entusiasti nel sostenere la candidatura di Elena Gentile, persona che conosco da 30 anni, quindi voglio dire niente, che la, la capacità della donna la conosciamo, eh, la conosciamo bene, sarà certamente anche un buon europarlamentare, così come... Eh, in, in consiglio eh, regionale è stata una donna di peso certo. eh, però diciamo tutti che scodinzolavano erano felici ambulanze eh, effetti speciali eh, no, no. la gentile che fa nei confronti di questo territorio? adesso allora, che diciamo vengono presentate le, le, le deloghe allora, innanzitutto io sono, sono convinto che le, ovviamente le deroghe vanno rapportate alla spesa e al risparmio. È normale che uno chiede 10 per almeno per ottenere 5, questo è scondato. Che eh, noi diciamo, eh, da un punto di vista delle deroghe saremo presenti questa volta, e quindi mm. diciamo questo territorio otterrà le deroghe. Non, non dico tutte quelle richieste perché è impossibile, ma otterrà quelle necessarie per diciamo, ridare ossigeno a reparti, ad ospedali, in un momento diciamo, che in cui la batte è stata totalmente compressa. Siamo pronti, eh, ho notizie di, eh, di, che eh, verrà a breve, proprio in commissione, il, nuovo, il regolamento del nuovo piano di riordino, e la Gentile ha assunto degli impegni su questo territorio. Ha avuto diversi per dire, incontri. Qui, lei sta nella commissione sì. sanità, c'è anche il consigliere sì. Pastore. Ha credo. avuto diversi incontri in questo eh. territorio con i vari primari, dei vari reparti, con eh, tutti quanti assumendosi degli impegni ben precisi e ben netti a Cominciare per esempio dal riequilibrio, dei posti, letto ci riequilibrio anche dei posti letto, ma soprattutto di quei reparti che hanno visto penalizzati gli ospedali, ospedali sia quelli di periferia e gli ospedali principali, quello di Andria eh, che, per esempio, diciamo, oggi, eh, da un punto di vista dell'edero, che per esempio non ha nessun primario, e quindi anche questa è un'anomalia abbastanza diffusa, e l'ospedale di Barletta a riparti, per ripartire, per esempio, dal eh, ricollocare i posti UTIC all'interno dell'ospedale di Barretta con l'emodinamica, questo è un impegno che è stato assunto e sarà senz'altro mantenuto, su questo io principalmente mi sono battuto all'interno della Commissione e finché nel nuovo piano di riordino, adesso aspettiamo che le carte ci diano anche ragione da questo punto di vista, da punto di vista quindi per provare a rimettere un attimino ordine in un territorio che da questo punto di vista, come altri, è stato vero penalizzato. Forse noi abbiamo scontato maggiormente il peso dello sforamento della spesa del personale e quindi diciamo, adesso che i conti anche da questo punto di vista sono a posto, pensiamo di poter diciamo, cominciare a, a ridare eh, più fiducia ai cittadini da questo punto di vista, ma soprattutto garantire migliore qualità dei servizi, servizi sempre più più pronti, ma soprattutto operatori diciamo, sia da un punto di vista medico che eh, sanitario in generale che siano diciamo, mh, pienamente eh, soddisfatti delle loro esigenze. Lei eh, ha naso, ora senza entrare in dettaglio perché non abbiamo il tempo, la BAT rispetto a quattro anni fa, quando siete stati eletti, il rapporto del nostro territorio con la regione Puglia ha fatto dei passi in avanti, dei passi indietro è stato sostanzialmente lo stesso? No, io penso che abbia fatto dei passi in avanti, passi in avanti diciamo dettati eh, innanzitutto da un territorio che eh, oltre ad essere diciamo, riconosciuto da un punto di vista. Eh, geografico perché eh, sappiamo le battaglie che abbiamo dovuto fare eh, perché eh, la nostra eh, indipendenza fosse affermata anche poi da un punto di vista politico all'interno delle istituzioni, per cui all'interno della Regione Puglia ognuno di noi ha lavorato affinché eh, su questo territorio si potessero portare diciamo, eh, benefici strutturali, benefici economici, benefici di natura diciamo, lavorativa che andassero a premiare il lavoro che ognuno di noi ha messo in campo da un punto di vista politico, per cui ritengo che eh, dare continuità e soprattutto è importante a quel lavoro che è stato già fatto, che molte volte è un lavoro oscuro, molte volte è un lavoro che non viene a galla subito o non si mette chiaramente in evidenza perché i tempi, la burocrazia molte volte ci portano ad avere diciamo, eh, questa difficoltà e quindi diciamo eh, quei benefici che non si vedono oggi si vedranno nel corso del tempo. Ma Comunque è fondamentale dare continuità al lavoro di chi ha oggi operato e eh, mi auguro che domani, con eh, lo scotto del, no, del noviziato che non deve pagare più ma soprattutto di un'esperienza acquisita, possa rendere questo territorio sempre più forte e soprattutto sempre più eh, diciamo, mm. indipendente. Lei si ricandida al 100%? Io chiederò al mio partito di mh, poter continuare questa esperienza, poi sarà la votazione che farà il partito da questo punto di vista. A proposito di partito, eh, il PD ha deciso di fare le primarie l'ultima settimana di ottobre, siccome veniva data de, de plano la candidatura alla presidenza di Michele Emiliano, questo significa che avete dei dubbi? No, io penso che eh, è ormai diciamo, all'interno dello statuto del nostro partito che eh, l'individuazione dei candidati venga attraverso le primarie. Per non sempre, diciamo. Ok, anche questo a Barletta diciamo andare. Sì, infatti per non riaprire la pagina comunale, diciamo eh. ecco, um, da questo punto di vista. Il partito diciamo, ha una grossa responsabilità. I, del, I vecchi dirigenti hanno una grossa responsabilità da questo punto di vista. Però diciamo, io penso che sia stata fatta la scelta uh, migliore, ovviamente è stata indicata la data delle primarie. E, uh, però mi auguro che a questo diciamo, ci si arrivi in maniera compatta e unita, cioè che il partito democratico all'interno della coalizione, a proposto della coalizione delle primarie, arrivi con un unico candidato perché Senta, altrimenti sì. allora lì. Ci sarebbe da preoccuparsi. Eh, ci si batte per evitare i doppi, i tripli incarichi, eccetera, eccetera, però senza, sia pur senza accumulare gli incarichi, spesso si ha la sensazione che una volta che, che viene individuato un mezzo candidato buono, no? poi lo si giochi alla, sette bello, cartallunga e denaro, cioè De Caro, prima consigliere regionale, poi che facciamo deputato De Caro, poi sindaco di Bari De Caro. E, cioè, non, non, eh, si va un po' sulla ripetizione. Del, del candidato dice ma sfruttiamo questa sfruttiamo, sfruttiamo l'onda un partito così grande così diciamo eh, con una, delle potenzialità delle personalità eh, non eccede diciamo nel puntare sempre sulle stesse persone cioè la stessa Elena Gentile super assessore io non ricordo un assessore con un numero di deleghe così ampio e così potente come, come eh, è attualmente Elena Gentile. Ma nonostante eh, un, qualcosa più di un ministero a Elena Gentile in questo momento dice che mettiamo alle europee. è il candidato? Elena Gentile e quindi si, si fa come nel periodo dei magistrati in politica, che alla fine si perdevano ottimi magistrati per acquisire politici mediocri. Indubbiamente eh, nel nostro partito ci sono mh, esperienze, personalità abbastanza riconosciute, questo è frutto del loro lavoro da diversi anni, sia all'interno del partito, sia sul territorio e anche nei ruoli istituzionali che sono stati chiamati a ricoprire. Eh, Elena Gentile è un esempio, lo stesso Antonio De Caro, oggi sindaco di Bari. È un altro esempio che ha, uh, ha saputo dimostrare nei ruoli in cui è stato chiamato, anche molte volte uh, non per propria diretta scelta. Attenzione, eh, sì. questo bisogna dire. Sì, dirlo. No, ma io sulla vicenda, De voglio... Caro, sulla vicenda De Caro voglio essere abbastanza. diciamo. Uh, corretto, nel senso che uh, forse Antonio... sarebbe stato ancora contento di fare il consigliere sì, regionale sì, 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 no, lui aveva... che conta più di un peone in Parlamento. Aveva, aveva diciamo, uh, ottenuto diciamo, uh, lo scranno di via, via dei Capruzzi. Diciamo, avevamo iniziato insieme con certo. questa uh, avventura diciamo, di questo mandato regionale e eh, lui aveva mostrato. Sin Avete fatto anche lo stesso spot pubblicitario. <ride> L'ha ah, fatto prima, loro l'hanno copiato. Avevamo in, 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 ha mostrato sin da subito grosse qualità, eh, soprattutto di, di coesione, perché eh, diciamo non si inventa un capogruppo regionale certo. pur non avendo esperienza. Antonio ha dimostrato di avere una, <ride> una bella capacità di tenere insieme e di sapere essere punto di riferimento delle persone. Tant'è vero che quando, stato da, mh, da poter, eh, quando il partito ha permesso di poter fare le primarie per l'individuazione dei candidati al Parlamento, il partito stesso aveva chiesto ad Antonio De Caro di poter pensare, di poter fare il salto di qualità, visto che da due anni e mezzo guidava egregiamente il gruppo consigliare insieme alla Regione Puglia. Lo stesso partito che ha dovuto chiedere ad Antonio De Caro su Bari di poter fare un sacrificio, di poter pensare di lasciare l'esperienza romana, seppur acquisita in breve tempo, da un anno, mm. per poter provare a dare quella continuità di un centro sinistra che ha saputo diciamo, stravolgere gli schemi della città di Bari, da sempre città di centro destra, parliamoci chiaramente. Quindi i due mandati di Michele Emiliano hanno un attimino rotto certo. quella catena che vedeva Bari. Annoverata tra le città storiche del centro-destra, centro centro per cui oggi l'individuazione della persona diventa importante e fondamentale. Molte volte è vero che ricade sempre sugli stessi l'indicazione, ma è anche vero che oggi eh, determinate partite non si possono perdere. Eh, proprio un flash, e abbiamo, abbiamo concluso, eh, è immaginabile una, una terza riproposizione di, di Nichi Vendola? Ma da quello che è la discussione del nostro partito penso proprio di no, da quello che sta accadendo oggi. Però siccome la politica è l'arte del possibile, io non diciamo... Non, non, e se si dovessero vi... fare le primarie si deve scegliere il miglior candidato possibile o il Renziano più fedele? Beh, il Renziano più fedele a questo punto dovremmo candidare De caro quindi voglio dire lui sia Non penso che lui sia Deca, disponibile. Non, <ride> non chiama penso. Deca, che, no, chiama a Da questo punto di vista, va bene. Ci fermiamo qui. Grazie, Caracciolo, Grazie per essere voi. intervenuto a questa trasmissione. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito con la consueta cortesia. Attenzione a risentirci.